Provate a pronunciare il nome Tuareg ad un quarantenne e capirete subito se avete davanti un appassionato oppure un gino di legno. Se inizierà a parlarvi del SUV della Volkswagen, capirete all'istante che è un cinghio, senza alcuna speranza, perché o il vostro interlocutore ha passato l'adolescenza su un altro pianeta, oppure da teenager non si interessava nemmeno in maniera superficiale dei ferri e del ruolo. Se invece vedrete gli occhi brillare con quella luce a metà fra l'entusiasmo e la nostalgia, avrete la soddisfazione di avere davanti un vero intenditore, per cui il nome Tuareg fa riferimento a quell'Aprilia 125 d'enduro scolpita nella mente di qualunque adolescente, che negli anni 80 fu desiderio incandescente degno di tale nome. L'Everest dell'enduro. L'Aprilia attuale 125 fu presentata nel mese di maggio del 1985 e nacque dalla base della seconda versione della ETX 125, spinta dal monocilindrico a due tempi Rotax 127, dotato di valvola allo scarico erogante 24 cavalli dichiarati dalla casa e capace di farle sfiorare i 130 km/h. Questa nobile enduro superò quasi tutti i primati di categoria, distinguendosi soprattutto per potenza e velocità, dimostrandosi inoltre comoda e versatile. La ciclistica contava su un telaio monotrave sdoppiato in acciaio con forcella Marzocchi e sospensione posteriore progressiva APS, con monoammortizzatore della stessa marca regolabile nel precarico. L'impianto frenante annoverava un disco Grimeca da 240 mm all'avantreno ed un efficace tamburo posteriore con comando meccanico a bacchetta. Linea avvincente! La principale differenza della Tuareg con la sorella ETX stava proprio nel serbatoio maggiorato da ben 18 litri contro i 10, modifica resasi necessaria per affrontare una concorrenza sempre più agguerrita secondo la moda dei grandi rally africani, che in quel magico periodo vivevano la loro epoca d'oro. La Aprilia Tuareg 125 era disponibile in due colorazioni, rosso-giallo e nella più apprezzata blu. L'adozione dei paramani le diede subito l'impressione di armonia e solidità in quanto i componenti erano ben accordati fra di loro, così come i soffietti copripolvere della forcella le donavano un aspetto più dakariano. Tutto sotto controllo! La strumentazione della Tuareg è composta da due grossi quadranti circolari, contachilometri e contagiri, più uno piccolo per la temperatura del liquido di raffreddamento. Le spie sono ben 7, 2 per gli indicatori di direzione, 2 per le luci, 1 per il folle e 2 per la riserva olio e benzina. La spia riserva olio si accende assieme a quella del folle, permettendo di accertarne il regolare funzionamento. Prestazioni elevate! Il motore Rotax 127 che equipaggia questa piccola enduro di casa Aprilia è un monocilindrico in lega leggera, con canne in ghisa di 123,6 cm3 e ben 7 luci, alimentato da un carburatore dell'orto con un diffusore da 26 mm. L'aspirazione è lamellare e grazie al sistema Rave allo scarico era senz'altro una delle moto leggere più equilibrate della sua categoria. Ben spaziati i rapporti del cambio a 6 marce, soltanto la sesta è leggermente lunga e penalizza le prestazioni velocistiche a pieno carico. La frizione ha 6 dischi multipli in bagno d'olio e il cambio a 6 marce. L'accensione è elettronica, a 12 volt, con volano a 12 poli e scarica capacitativa a SEM. I consumi erano allineati con le concorrenti dell'epoca. In città, secondo la prova di motociclismo, vennero rilevati i 17,9 km/l e su percorsi exurbani i 21,5 km/l. Anche il consumo dell'olio è modesto, pensate, solo 0,8 litri per 1000 km. Ottima la ciclistica! La scelta degli accessori e dei componenti della ciclistica caddero su prodotti di prima qualità. Forcella ed ammortizzatore posteriore della Marzocchi, freni Grimeca e pneumatici Pirelli. L'unica pecca furono i cerchi di aspetto un poco fragile e che difatti nel fuoristrada impegnativo si deformavano ed ammaccavano facilmente. In strada la Tuareg ha un ottimo comportamento garantito dalle sospensioni a punto che le consentono una guida precisa sia per le passeggiate turistiche che per la guida sportiva, con un equilibrio e un'agilità da prima della classe. Sempre potente ma soprattutto modulabile il freno posteriore con comando meccanico a bacchetta, mentre il disco anteriore da ben 240 mm, avvolto e protetto da un profilo in plastica nera, fornito da una pinza a doppio pistoncino parallelo, risulta modulabile e potente.
Dalle caratteristiche ciclistiche ed un simile impianto frenante sortisce un assetto in staccata praticamente perfetto, da fare invidia alle concorrenti di cilindrata superiore. In sostanza, l'Aprilia Touareg 125 si conferma un'ottima moto leggera, per la quale è difficile trovarle un difetto più che veniale. Particolari nascosti. Ai lati del robusto trave superiore troviamo il radiatore in alluminio, a destra, e il relativo vaso di espansione a sinistra sormontato dal contenitore dell'olio per la lubrificazione separata che contiene circa 1,8 litri. La parte inferiore del telaio è protetta da una robusta piastra paracolpi, mentre la voluminosa marmitta serpentone è snodata e scomponibile per un'agevole e accurata pulizia. Ecco la famosa valvola Rave, che parzializza la luce di scarico fino a circa 7000 giri, quando si spalanca completamente, è azionata direttamente dai gas di scarico e funziona tramite una membrana elastica con molla di richiamo. Equipaggiamento di serie. L'equipaggiamento di serie prevede il portapacchi, il borsetto portatrezzi, lo specchio retrovisore destro, che nel 1985 non era ancora previsto per legge, la piastra portapedane in alluminio e l'allarme acustico per il cavalletto laterale. Carta d'identità. Costruttore Aprilia SPA con sede annuale, Venezia. Denominazione modello Touareg 125. Data e luogo di presentazione 22 maggio 1985, Gardone Riviera, Brescia. Gamma colori rosso o blu. Cilindrata 123,6 cm3. Potenza massima 24 cavalli a 8750 giri. Velocità massima 130 km/h. Peso a secco 114 kg. Prezzo 3.780.000 lire chiavi in mano. Conclusione. Chi volesse oggi entrare in possesso di una Aprilia Touareg 125, le strade da seguire sono due. La prima, quasi irrealizzabile, è di trovare in qualche angolo, in qualche vecchia concessionaria, finito in un dimenticatoio sotto a un telone, un bel fondo di magazzino da ripristinare e immatricolare mediante la Federazione ASI o FMI. La seconda strada da seguire, più realizzabile, è di trovare un bel conservato da un venditore privato e con un bel tagliandone rimetterlo in strada con qualche centinaia di euro. Se invece non vi accontentate di una semplice moto marciante e desiderate avere un esemplare come questo utilizzato nella prova, non pensate di cavarvela con meno di 4.000 euro se volete affidare il compito a dei professionisti del settore ed eseguire un restauro ad hoc. Se invece siete meccanici, carrozzieri con molta pazienza e dedizione, credo che con molto meno riuscirete a realizzare il vostro sogno adolescenziale. Per chi fosse interessato alla prova di questa Aprilia Touareg ETX 125, la può trovare nella rivista Motociclismo d'Epoca del mese di agosto-settembre. Correte in edicola! Seguitemi su YouTube al canale Bircide, su Facebook alla pagina Paninaro e al Principe Shop di eBay, un tuffo negli anni 80. Un cordiale e sereno saluto a tutti i centauri 125isti d'Italia e a quelli sparsi nel mondo. Let's go, stragallosi!